fa piacere anche di essere in una regione dove per noi tutti del mondo della cooperazione è l'esempio di come si fa cooperazione. D'altronde i dati che ci sono stati esposti anche fino adesso questa mattina dimostrano quanto la cooperazione in questo territorio stia facendo molto per i propri associati. Un grazie a voi, perché capisco bene, sono anch'io agricoltore, vengo dalla Puglia, so che non so da quanti giorni voi state avendo delle belle giornate. Da noi da pochi giorni avere delle belle giornate e non poterle dedicare ai campi significa tanto, significa un sacrificio per noi agricoltori, ma questo dimostra anche di quanto il vostro interesse per quello che è anche la parte importante delle scelte e delle assemblee che poi le cooperative e il mondo della cooperazione, la rappresentanza deve fare anche per trasferire ai propri soci qual è il proprio ruolo, a che cosa si sta facendo e come ci si muove a livello sia territoriale che nazionale. Io, come è stato detto prima, sono il nuovo presidente di FEDAGRI, da poco eletto, ero stato nominato nell'autunno scorso, ma da poco di più un mese sono stato eletto. E nel rinnovare gli organi di FEDAGRI c'è stato un rinnovamento totale, perché anche nell'ambito del Consiglio nazionale e del Consiglio di Presidenza c'è stato un forte rinnovamento. Questo anche perché, per dare più spazio ai nuovi soci, ai nuovi agricoltori, ai nuovi produttori che finalmente hanno anche questa voglia di non solo essere, come dire, artefici della propria attività imprenditoriale, ma anche di essere lì a quei tavoli dove si possono portare le proprie proposte e possono anche far sì che vengano ascoltate quelle che sono le esigenze dei territori. Rispetto a questo c'è stato anche un rinnovamento all'interno di tutta la struttura. Abbiamo il nuovo direttore, che è Pierluigi Romiti, ma abbiamo tanti giovani che hanno occupato quegli spazi lasciati da collaboratori che sono andati in pensione, quindi una struttura interamente rinnovata per far sì che poi possa dare le giuste risposte ai nostri associati. FEDAGRI rappresenta oltre 3.400 cooperative, quindi è l'organizzazione, la federazione agricola del mondo di cooperative la più importante, perché con le proprie 3.400 cooperative rappresenta anche un fatturato di 27 miliardi di euro. Leggendo e ascoltando i dati di questa mattina devo anche dire che però il Trentino rappresenta il 5% dei produttori della nostra organizzazione, perché le nostre cooperative associate a FEDAGRI rappresentano 400.000 produttori, 20.000 provengono da questo territorio, significa che il 5% di quei soci produttori sono del Trentino, come anche il miliardo di fatturato che voi fate rappresenta una fetta importante dei nostri 27 miliardi complessivi di fatturato che fa il mondo di FEDAGRI. Questo a significare che naturalmente per noi di FEDAGRI il Trentino non solo è l'esempio, ma è anche la regione tra le regioni quella più importante per quelli che sono anche i settori che poi danno i dati dell'export. Nei nostri 27 miliardi di fatturato, 4 miliardi rappresentano l'export che si aggiunge, che va a sommarsi a tutto l'export nazionale. Quindi significa che anche parte di quei 4 miliardi, sono la maggior parte, provengono anche da questa regione, quindi è una regione che, dicevo, importante per l'organizzazione. Cosa sta facendo FEDAGRI in questo periodo, ma soprattutto come FEDAGRI sta cercando di rappresentare quelle che sono le esigenze delle cooperative agroalimentari e quelle che sono le esigenze dei propri cooperatori? Ci siamo naturalmente organizzati affinché quello che sono le esigenze delle cooperative non si limitino al semplice aspetto della cooperazione in sé, ma soprattutto tenga presente di tutto quello che è all'interno della cooperazione, quindi soprattutto l'importanza dei soci all'interno della cooperazione. Sappiamo benissimo che non c'è cooperazione se non ci sono i soci, sappiamo benissimo che laddove non si riesce a portare risultato al socio non c'è necessità che ci sia una cooperativa. Rispetto a questo, il lavoro che stiamo facendo è un lavoro che non va soltanto nella linea di quella che è la nostra capacità di penetrazione sulle scelte politiche nazionali e internazionali. Su questo ci siamo attrezzati bene, siamo organizzati bene, abbiamo addirittura una struttura a Bruxelles, è stato citato prima i nostri collaboratori che abbiamo su Bruxelles, ma stiamo cercando anche di creare quelle giuste alleanze col mondo uguale al nostro della cooperazione, quindi quelle rappresentanze del mondo della cooperazione diverse da Confcooperative. Lo stiamo facendo con Legacoop e AGC,
lo stiamo facendo nell'ambito professionale, con tutte le organizzazioni professionali che ritengono necessario mettersi insieme per poter rappresentare meglio le esigenze degli agricoltori, questo per farci forza rispetto a quelle che devono essere le scelte della politica nazionale sul futuro dell'agroalimentare. FEDAG è anche l'organizzazione che rappresenta i più grandi marchi nazionali della cooperazione e quindi significa anche che quando parliamo di export parliamo dei grandi marchi nazionali, il Trentino ne è un esempio, e questi marchi nazionali ci permettono poi anche di lasciare quel vero valore del Made in Italy che tutti noi parliamo, che però troppo spesso non viene legato al territorio e su cui noi diciamo sempre e ripetiamo sempre: noi siamo gli unici veri portatori del Made in Italy nel mondo, perché come sapete la cooperazione è quella che si insedia su un territorio, non delocalizza, quindi i nostri prodotti sono i veri prodotti del Made in Italy nel mondo. Affiancare a questi prodotti del Made in Italy nel mondo anche i marchi territoriali di territori importanti come quelli del Trentino, ma riguardano tutta l'Italia, e a significare che poi noi non cederemo mai marchi a terzi. Le nostre cooperative piuttosto negli anni hanno acquisito dei marchi di privati, non abbiamo mai ceduto il nostro marchio a terzi, a dimostrazione che il vero Made in Italy si può fare, si può rafforzare solo puntando sul mondo cooperativo. E rispetto a tutto questo c'è però da dire tant'altro. Noi tutti i giorni ascoltiamo, e io mi trovo spesso in situazioni dove tutti si riempiono la bocca del Made in Italy, dell'agroalimentare italiano, che è il settore che sta tenendo meglio. Io dico è il settore che sta soffrendo meno, non è che sta tenendo meglio, e certo è quello che si sta difendendo più degli altri, perché noi come agricoltori siamo abituati alle cose reali, non abbiamo mai investito i nostri soldi su cose non reali. Tutto quello che abbiamo guadagnato nelle nostre aziende l'abbiamo reinvestito nelle nostre aziende, abbiamo valorizzato e abbiamo innovato le nostre aziende per far sì che la nostra capacità imprenditoriale migliorasse, quindi siamo quel mondo reale che naturalmente oggi grazie alla crisi si riscopre, ma questo significa anche che probabilmente ci aspettiamo un'attenzione in più da tutta la parte politica, non solo nazionale ma anche europea. E quando ascolto in queste riunioni che tutti dicono parlano bene dell'agroalimentare, tutti dicono l'agroalimentare è un modello, un esempio, quant'altro, mi aspetto che poi come ritorno ci sia un'attenzione maggiore in quelle che poi sono le scelte nazionali. Ahimè, troppo spesso non è così. Io ho vissuto il periodo Vinitaly, dove il nostro primo ministro è arrivato a Vinitaly per esaltare questa manifestazione, per dire che l'export è cresciuto tantissimo, ha detto anche che il settore vitivinicolo è quello che più si dimostra in crescita a livello internazionale, addirittura auspica che quei 5 miliardi di export possano arrivare da qui al 2020 a 7 miliardi, esalta ancora di più l'agroalimentare sperando che i 33 miliardi del 2013 possano essere 50 nel 2020. Però alla fine poi ritorna a Roma e che cosa ci porta come risultato? Che nel decreto legge Renzi ci applica un taglio di 1 miliardo di euro all'agricoltura. Beh, credo che parlare bene dell'agricoltura, dire che c'è bisogno di agricoltura e di agroalimentare in Italia, dire soprattutto che c'è la necessità di far crescere questo, e solo ed esclusivamente sulle spalle di noi imprenditori, della nostra capacità, della nostra forza, credo che non è una buona scelta che può fare il Paese rispetto a questo importante settore. E su questo naturalmente il lavoro che FEDAGRI fa è quello di controbattere rispetto a queste scelte. Nel decreto Renzi della vigilia di Natale era riportato un taglio di 1 miliardo di euro all'agricoltura per riconoscere quegli legittimi 80 euro nelle buste paga di tanti lavoratori, ma non credo che, siccome è un settore che va bene, bisogna tassarlo. Io ritengo che se un settore va bene bisogna incentivarlo.